Il Medio Oriente, terra di incontro di culture e identità, ma anche di scontri e conflitti, di interessi geopolitici e geostrategici che ne hanno segnato profondamente la storia, al centro del libro L'intreccio del Medio Oriente, Israele, Libano, Palestina, di Salvatore Falzone, presentato sabato pomeriggio alla Casa delle Culture e del Volontariato di Via Xiboli. Un incontro organizzato dal MOVI assieme all'associazione Reciprocamente. Si tratta della seconda fatica letteraria per Falzone, esperto di storia del Medio Oriente, che in qualità di educatore nell'ambito del progetto Rivita ha potuto conoscere meglio da vicino, constatando con mano la sofferenza dei popoli. Sono le tre tematiche: la questione ebraica, la questione araba palestinese prima e poi palestinese, e infine la fragilità istituzionale libanese. Sono tre tematiche che hanno i riflessi una nei confronti dell'altra, perché quello che succede in Libano o viceversa ha un riflesso su Israele oppure sui palestinesi, e così come ho detto viceversa. Va anche detto che sono tre tematiche che rappresentano le prime due: il nazionalismo di due popoli che aspirano ad avere uno Stato, che hanno aspirato in passato specialmente gli ebrei. Per quanto riguarda invece i palestinesi, ancora oggi hanno il diritto al loro Stato, però tuttavia non hanno ancora oggi raggiunto questo obiettivo. Per il Libano invece c'è una fragilità istituzionale che riguarda il suo sistema comunitario, non l'equilibrio di potere come avviene in Occidente, bensì l'appartenenza comunitaria. Sempre sabato alla Casa delle Culture e del Volontariato si è conclusa la 5 giorni di sport, convegni, concorsi, mostre ed esposizione che l'MCL ha organizzato a Caltanissetta e Santa Caterina sul tema Con il territorio nel cuore. Abbiamo voluto per la seconda volta nella nostra storia come MCL seguire il tema Con il territorio nel cuore, per cercare di dare un contributo alla crescita tramite la promozione sociale del nostro territorio, sia dal punto di vista della creatività sia dal punto di vista culturale. Abbiamo iniziato a Santa Caterina e terminiamo qui alla Casa delle Culture, dove cerchiamo di estrinsecare al meglio le nostre attività promozionali volte alla crescita del territorio, ribadisco. La Casa delle Culture del Volontariato è una realtà ormai consolidata che negli ultimi mesi ha deciso di aprire le porte al mondo esterno per far conoscere da vicino il mondo dell'associazionismo e del terzo settore.